dicevo, tra pochissimo ascolteremo e vedremo con Restuccia anche il sentiment, cioè come gli italiani attraverso il web parlano di Edoardo Vianello, però vogliamo sentirti cantare. C'è un brano a cui sei particolarmente legato ed è un modo anche per omaggiare Franco Califano. Che cosa ci fai ascoltare? Beh, L'ultimo amico va via. Noi eravamo molto amici legatissimi, eravamo sempre insieme. Poi io mi sono fidanzato, e lui si è trasferito a Milano, io mi sono sposato con Vilma e poi ha scritto questa canzone. Proprio L'ultimo amico va via, domani si va a sposare. Quindi in certo senso me l'ha dedicata. Te l'ha dedicata. L'ultimo amico va via, Edoardo Vianello omaggia Franco Califano a Bella Ma. Va via, domani se va a sposare, se gioca la libertà, pure lui, pure lui. È il vecchio gruppo ando sta, me li so persi così. Se so scordati di me, tanto amici e poi ti è. Ogni cosa se ne va, finisce il ciclo dell'età, domani chiude il bar in fondo alla via. Quanta nostalgia ne vi è, si pensa quando tutti noi, se giocavamo a carte qualche bottiglia. E saluto gioventù, te ne sei andata pure tu, adesso a me non mi pare più. Insieme a lui l'allegria, c'è resto soltanto io a pensare che ho da fare. Te saluto gioventù, te ne sei andata pure tu, adesso me che me Franco Califano, canzone regalata da Edoardo Vianello che omaggia un amico oggi dal vivo qui a Bella Ma. Che bello, ma è emozionante cantare i testi di un amico, Edoardo. Certo, e poi è stato molto bello quando è venuto in studio a fare questo inserto, è stato bellissimo. Mi commuove sempre sentire le canzoni di Franco, ma prima di ascoltarti cantare ancora, volevo chiedere a Domenico Restuccia, sul web, Restuccia, qual è il sentiment su Edoardo Vianello? Allora, l'ho elaborato una volta, poi ho detto non ci credo, l'ho elaborato la seconda volta, è venuto fuori uguale, quindi, signor Vianello, il suo sentiment, guardiamolo tutti insieme, è così, è quasi perfetto, invidiabile, quasi il 40% verde, quindi coloro che ne parlano bene. La parte rossa è praticamente inesistente, un 3.7, quindi complimenti, un ottimo sentiment. Beh, più che ottimo direi, eccellente. Eccellente, ad avercene. Che gli vuoi fare con il 3.7? Li lasciamo là, peggio per loro. Okay? Restuccia, che succede? Volevo far ascoltare una cosa al signor Vianello. Sentiamola insieme. Cioè? Sentiamola. Se ti penso la mia testa.
pezzo dell'estate, Italo Disco, Italo Disco dei The Colors. Come mai lei gliel'hai fatto ascoltare? Io l'ho fatto ascoltare perché questo ha tutti gli effetti, il tormentone dell'estate appena passata. E allora mi chiedevo, signor Vianello, attenzione, guanto di sfida di Vianello e The Colors, controlleremo tra 10 anni. Che vuoi dire, Edoardo? Se sarà ancora un tormentone. Ah, quindi già la mia prima domanda, che cosa ne pensa, già mi ha un po' risposto. Carino. Mamma mia, mamma mia. Allora,